Buon pomeriggio a tutti. Buonasera e benvenuti all'edizione 2022 di Van Vitelli Orienta, la manifestazione di orientamento universitario organizzata dall'Università della Campania Luigi Van Vitelli. Durante gli incontri saranno presentati dai docenti universitari tutti i corsi di laurea attivi, gli esami principali, gli sbocchi occupazionali, ma anche consigli e informazioni sui servizi offerti, tra cui borse di studio, Erasmus, e così via. L'elenco completo delle presentazioni è disponibile sul sito www.vanvitelliorienta.it. Ricordo agli studenti prenotati che si sono prenotati sul sito Vanvitelli Orienta che gli attestati saranno disponibili dal 13 aprile per scaricarli. Adesso iniziamo con la presentazione dedicata al Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. Vi invitiamo a tenere le telecamere accese e eventualmente poi dopo di fare delle domande in chat o a voce. Passo la parola ai professori e io vi saluto e vi auguro un buon orientamento. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Non so tra di voi chi. Allora, in realtà avrebbe dovuto essere con noi il direttore, il L'amministrazione. professor Giulio Sodano, che purtroppo per una questione di motivi non può essere, o almeno non può collegarsi immediatamente. Quindi, se sono d'accordo, faccio un attimo io il coordinatore. Insomma, se i nostri due presidenti dei corsi di laurea triennale, il professor Giovanni Morrone e il professor Nicola Busino, rispettivamente di lettere e di conservazione beni culturali, immagino vogliano darci, insomma, un breve saluto e poi iniziamo poi con la presentazione vera e propria. Io per conservazione dei beni culturali e la professoressa Daniela Carmosino, che vedo anche lei, prima di me per lettere. Va bene, allora inizio io, Nicola, va bene, Sì, grazie Giovanni. Giuseppe, grazie agli organizzatori della manifestazione, ormai che si riconferma, ormai è un format sperimentato, grazie alle ascoltatrici, alle studentesse, agli studenti. Rapidissimamente, il mio compito sarà solo. È solo quello di portare un breve saluto da parte di tutto il corso di laurea in lettere. Sono il presidente di questo corso di laurea da qualche mese. È un corso di laurea triennale, appunto, di impostazione piuttosto tradizionale, lettere, studi, diciamo, letterari con una forte base testuale di riferimento, ma che è caratterizzato anche da una importante caratteristica apertura ai temi della cultura contemporanea. Io invito sempre gli studenti le studentesse a dare uno sguardo rapido sul sito del nostro dipartimento per farsi una rapidissima idea della molteplicità di iniziative che organizziamo con i colleghi di beni culturali, con i colleghi dei corsi di laurea magistrale. Iniziative che riguardano una serie di aspetti della contemporaneità, una serie di aspetti della cultura storica, della gestione del patrimonio culturale, testuale, librario, ma anche appunto archeologico. Questo per dire che appunto siamo un corso di laurea di impronta storica, no? Cura una solida formazione storica e filologica, ma siamo anche un corso di studi che ci abitua in qualche modo a riflettere sui problemi del presente e ad affrontarli poi diciamo, con una elasticità di pensiero che ci predispone anche alla possibilità poi di intraprendere percorsi specialistici diversi, sia nella magistrale, dei magistrali del nostro dipartimento, poi sia percorsi diversi che ognuno di noi intenderà poi intraprendere. Io no, non voglio dire altro, spero che diciamo, emergeranno ulteriori questioni e domande a cui saremo pronti a rispondere nel corso del dibattito. Lascio quindi la parola al collega Nicola, professore Busino. Grazie.
Professori, scusate il disturbo, ci sarebbe un brevissimo video di Ateneo, così lo mandiamo un attimo in onda e poi potete proseguire. Grazie. D'accordo. Eccomi, credo Prego, che prego. posso cominciare. Posso... Allora, chiedo un attimo scusa a tutti i colleghi. Prego, Approfitto subito, grazie mille per essere qui. Buonasera. Approfitto di questo video un po' saltellino, spero che proprio questo è il primo giorno, quindi ora poi carbureremo, insomma. Almeno a me la connessione forse non era delle migliori. Un pochettino saltava, però ecco, allora a questo punto ne approfitto, entro io a gamba tesa e poi lascio la parola a tutti i colleghi. Io sono Roberto Marcone, sono il delegato all'orientamento della Vanvitelli, il delegato del rettore all'orientamento per tutta l'università e volevo insomma salutare tutte le ragazze e tutti i ragazzi collegati e dargli il benvenuto alla Vanvitelli, seppure ancora in modalità a distanza, poi vi attenderemo e vi attendiamo con i nostri open day anche in presenza e vi aspettiamo al nostro Ateneo. Soltanto due parole, visto che il video un pochettino non si è visto nella sua completezza, lo potete trovare ovviamente sulle nostre pagine istituzionali, unicampania.it. Solo per dire che la Vanvitelli è un'università che è stata valutata dall'ANVUR come la migliore università del meridione d'Italia, e questo grazie a una ricchezza legata ai nostri docenti, molti dei quali fanno parte, sono un'eccellenza della ricerca nazionale e internazionale, degli studi nazionali e internazionali, e grazie anche ai numerosissimi servizi che dedichiamo ai nostri studenti, di cui sicuramente si parlerà anche oggi. E mi fa piacere accogliere i nostri studenti nella prima giornata presentando il Dilbert, che è il nostro Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, che è un nostro dipartimento di eccellenza nel quinquennio. E quindi è con molto piacere che partiamo questa lunga settimana di orientamento che vede coinvolti i nostri diciamo 16 dipartimenti, anche se la scuola di medicina sarà accorpata. Noi siamo un'università generalista, abbiamo quasi una settantina di corsi di studio, accorpando tutti tra triennali, magistrali e ciclo unico. E quindi iniziamo questa lunga settimana proprio con il nostro dipartimento di eccellenza, che è il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. Quindi benvenuti alla Vanvitelli, e lascio la parola immediatamente ai colleghi, così possono raccontarci le numerosissime esperienze che i ragazzi fanno nel Dilbec, sia a lettere sia a beni culturali. Prego. Non so a chi toccava. No, sì, allora io ho avuto un po' di problemi di connessione. Buonasera, sono Nicola Busino e sono il presidente del corso di studi in
conservazione dei beni culturali. Anche qui un corso triennale con una forte connotazione, diciamo, di lavoro sul territorio. È un corso che abilita sostanzialmente allo studio dell'archeologia e della storia dell'arte, una scelta tra l'altro anche direi storica, nel senso che il corso di beni culturali è il corso che è il primo, proprio storicamente il più anziano, insomma, di questo dell'attuale Dipartimento di Lettere e Beni Culturali. Dunque i nostri corsi, poi il collega Pignatelli illustrerà con più precisione, con più puntualità, diciamo, la nostra offerta didattica. I nostri corsi sono corsi di archeologia e di storia dell'arte con una speciale, diciamo, attenzione alle problematiche del territorio. Voi sapete che l'archeologia e la storia dell'arte da un po' di tempo sono un po' state, cioè l'approccio a queste discipline è stato recentemente rivisto e è stato dato loro una forte connotazione di impatto sul territorio, sulla uscita, diciamo, degli stretti ambiti, diciamo, specialistici e un'apertura verso la società civile. Noi infatti nei nostri corsi, insomma, prestiamo grande attenzione soprattutto alla possibilità naturalmente di attualizzare, di contestualizzare, diciamo, il bene culturale, che naturalmente ha una sua dimensione storica, di documento importante del passato, ma che naturalmente ha una sua vita come tale nel presente, nell'immaginario attuale collettivo, insomma. Quindi i corsi di beni culturali abilitano a questo tipo di specialismo, a questo tipo di competenze. Tra l'altro sono anche strategicamente collocati in un territorio che ovviamente è particolarmente importante, particolarmente vivace, brulicante, diciamo, di occasioni, insomma, in cui consentono di mettere a punto decisamente le abilità e le competenze nel campo dei beni culturali. Le numerose anche interazioni, i nostri accordi istituzionali con numerosi enti che operano nei beni culturali sul territorio ci consentono anche di progettare, sin dalla nostra preparazione universitaria, sin dal nostro tirocinio universitario, tutta una serie di interazioni con il territorio, quindi parlo di soprintendenze, istituti museali, ovvero tutti i soggetti che operano nel settore, perché ovviamente, diciamo, il territorio è anche ricco di enti preposti alla tutela, alla valorizzazione, alla divulgazione, appunto, del patrimonio culturale. Io non è il mio compito in questa circostanza, se non veramente essere contento, essere felice anche di vedervi veramente numerosi partecipare a questa sessione, che, come ha detto il collega, è una sessione, diciamo così, efficace, cioè un format, diciamo, molto molto efficace, per cui davvero vi lascio nelle sapienti mani, diciamo, dei colleghi che illustreranno poi l'offerta didattica, e mi auguro di aver quantomeno sollecitato, incuriosito, insomma, qualche domanda che spero saranno numerose alla fine della sessione. Buon lavoro, e io vi lascio, vi sarò costretto un po' a lasciarvi per esami tra un pochino, per cui mi trattengo qualche minuto e poi vi saluto. Buonasera e grazie. Buonasera Nicola. Allora, posso partire io con una brevissima presentazione del DILBEC, di cui d'altronde abbiamo visto un sintetico ma estremamente esauriente video, proprio perché punta, mi sembra, su alcuni elementi estremamente importanti, il legame tra il presente e il passato, e soprattutto fa capire che cosa significa uscire con un titolo, che sia della triennale, che sia della magistrale, di un dipartimento d'eccellenza. Un dipartimento d'eccellenza significa avere fondi, significa avere delle strutture, non solo delle strutture molto belle, ma significa di avere delle strutture estremamente efficienti, laboratori sotto tutti i punti di vista, a seconda delle materie, estremamente versati, che d'altronde vi fanno fare qualcosa che a noi interessa moltissimo, una sorta di learning by doing, cioè imparate
facendo. La grande offerta, come vedrete, di laboratori vi servirà moltissimo per capire cosa sapete fare, se ancora non lo sapete con esattezza, cosa andrete, cosa riuscirete a fare, e se già sapete, avete un vostro orientamento, potrete già cominciare a capire. Nel frattempo vado a condividere. Come potrete verificare e implementare i vostri talenti? Ecco, quello che ci piace dire è che cerchiamo di far crescere i vostri talenti. Ditemi se si vede, se ho condiviso. Si vede? Benissimo. Grazie, grazie, perché altrimenti partivo senza avere questa sicurezza. Allora, come vedete, le cose importanti sono che il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali è un dipartimento d'eccellenza. Allora, io cercherò anche di anticipare, per quanto possibile, insomma, in base alla nostra esperienza, quelli che possono essere le vostre domande e i vostri dubbi, piuttosto che fare una presentazione soltanto dei talenti. E del valore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, che noi chiamiamo ormai DILBEC, la famiglia DILBEC, perché forse andare a stanare quelli che sono i dubbi può essere per voi molto più utile. Per esempio, dove siamo? Perché il dove siamo significa come raggiungerci. Ebbene, dove siamo? Come vedete, nella cittadina di Santa Maria Capua Vetere, pertanto sempre più, in cui sempre più c'è un incremento di locali e localini, in cui anche soprattutto, come vedete, nella zona dell'anfiteatro, in cui potete trattenervi, perché far parte del DILBEC significa far parte di una comunità. E come vedete, l'area sottolineata in rosso è tutta l'ala della nostra struttura, una struttura nuova, una struttura ancora ristrutturata, una struttura estremamente bella ed efficiente. Vi invito, qualcuno chiedeva quando è che si potrà fare la presentazione in presenza, speriamo davvero presto, perché è un valore aggiunto davvero se riuscite a vederla. Allora, immagino subito le obiezioni, come ci arrivo? Benissimo, potete arrivarci se volete in treno. Il trenino arriva alla stazione 10 minuti attraverso tutto il corso e si arriva al DILBEC. Potete arrivarci in pullman, potete arrivarci con la navetta very soon, che è messa a vostra disposizione. Potete arrivarci, infine, come io vedo molte che si organizzano, in auto. Lo so, però arrivo in auto e dove parcheggio? Abbiamo un enorme parcheggio, per cui ecco. Una caratteristica del DILBEC è che è collocato in una realtà, la vogliamo dire, a dimensione umana. A dimensione umana significa che avete spazi, avete possibilità di parcheggio e avete soprattutto, come vedremo a breve, dei tutor che sono sempre a vostra disposizione. Noi li chiamiamo ormai degli angeli custodi. Il vantaggio dei numeri piccoli, ma fino a un certo punto, significa che siete veramente curati e seguiti amorevolmente. Ma andiamo a vedere come si articola il corso. Allora, abbiamo una laurea triennale in conservazione dei beni culturali, di cui abbiamo sentito parlare il professore, a proposito del quale abbiamo sentito parlare Nicola Busino, il professor Busino, e una laurea in lettere triennale. Abbiamo queste due triennali. Naturalmente, se dopo il triennio volete proseguire negli studi, potete proseguire come al solito con una laurea magistrale, in filologia classica e moderna, oppure una laurea magistrale di altri 2 anni in archeologia e storia dell'arte. Di che cosa si tratta? Andiamo a vedere in dettaglio. Il corso triennale di base, a cui accederete appena iscritti, in conservazione dei beni culturali. Abbiamo già sentito il professor Busino, non proseguo oltre su quello che significa lavorare nell'ambito dei beni culturali e non proseguo, però ve lo accenno, ve lo ricordo, l'importanza in un territorio così ricco, o se volete anche al di fuori della regione, anche all'estero,
di lavorare nei poli museali, nell'archivistica, nel lavorare nella valorizzazione del patrimonio culturale, perché è una ricchezza italiana. Ma quello che noi vi insegneremo a fare è non solo valorizzare questo patrimonio, naturalmente dopo averlo studiato, ma studiato sul campo, come potrete vedere, ma anche riuscire a valorizzarlo e a diffonderlo attraverso degli strumenti che sono ormai all'avanguardia, attraverso il digitale, attraverso le digital humanities. Segue al corso triennale un corso di laurea magistrale, come abbiamo visto, archeologia, storia dell'arte e internazionale. Di questi corsi poi avremo delle spiegazioni più esaurienti nel dettaglio, per cui io per ora vi illustro semplicemente le possibilità, la nostra offerta formativa. Abbiamo poi un corso di laurea triennale, su cui ancora mi soffermerò io stessa, che si divide in un percorso classico, in un percorso moderno, in un percorso più aperto verso le lingue e in generale il percorso, diciamo, europeo e internazionale. Poi il corso di laurea magistrale, sempre a seguito della triennale in lettere, che approfondisce le competenze in filologia classica, filologia moderna e poi in un percorso internazionale più volto appunto alla storia e alle culture straniere, sempre però con un fil rouge che caratterizza la nostra offerta formativa: il passato studiato approfonditamente, ma sempre con degli strumenti all'avanguardia, e ancora il passato studiato approfonditamente in modo tale da tenere quel filo che lo congiunge al presente. E in questo senso potresti avere delle sorprese molto interessanti. La ricerca significa tanto. Il luogo in cui verrete, se vi vorrete iscrivere al DILBEC, non è semplicemente un luogo di offerta formativa inteso come didattica, è un luogo in cui si fa ricerca e voi, come dire, la respirerete questa ricerca, la respirerete in particolare a partire dai laboratori. Questi sono alcuni dei laboratori: il laboratorio di archeologia, topografia e civiltà italiche, immagino su cui poi dopo anche il professor Pignatelli potrà soffermarsi, laboratorio CAPIS, laboratorio di topografia antica, di archeologia medievale, e poi i laboratori più collocati sul versante letterario, quindi laboratorio di interlingua, linguistico multimediale, qui teniamo moltissimo, italiano e varietà del territorio, e, peraltro laboratorio officina di testi, di analisi critico, argomentativa e nazionale del territorio e non solo, e poi tutto l'aspetto della storia, che anche da noi è piuttosto importante, sia anche soltanto, se non avete degli interessi specificatamente storici, come contesto all'interno del quale muovervi e collocare i vostri studi linguistici, per esempio, o archeologici. Laboratorio di storia, religione e antropologia, quindi laboratorio di paleografia, di documentazione del laboratorio, di storia, memoria e immagine del territorio, History Lab. Queste sono semplicemente delle immagini che però vi voglio far vedere, per farvi vedere anche con molto orgoglio come è bello il nostro dipartimento. Vedete cosa significa laboratorio, vedete cosa significa andare a fare gli scavi. Quanta strumentazione, quante aule, quanti... Ecco, e poi come ci colleghiamo al laboratorio con, certo, il Covid un po' ha penalizzato tutti, ma insomma con visite e con un'apertura a tutto ciò che è cultura. Naturalmente l'interesse per il museo è per la valorizzazione, per la diffusione, per la promozione del patrimonio culturale attraverso i poli museali è molto forte. Guardate ancora, vado veloce, in particolare Officina di Testi è un laboratorio che si occupa di un aspetto prevalentemente linguistico, e guardate, Nothing Behind Me, Everything Ahead of Me, è per esempio uno degli ultimissimi
convegni internazionali sulla Beep Generation. Quello che vi offriamo è di partecipare, ma partecipare proprio attivamente tutte le volte che è possibile, a dei convegni in cui appunto la vostra partecipazione non è semplicemente quella di uditori, ma poi a volte seguono dei seminari o vengono preceduti dei seminari sul tema, dei laboratori, in cui davvero riuscirete ad entrare nella materia. L'offerta formativa è vastissima, appunto dalla Beep Generation alle culture del digitale, l'attenzione al discorso pubblico, al public speech. E poi ancora, ci siamo orgogliosi di essere un dipartimento che è particolarmente attento alle questioni di genere e alla critica di genere, all'archeologia e genealogie del femminile per una didattica di genere della scuola secondaria di secondo grado. Questo perché? Perché siamo sempre molto presenti sul territorio, quella che chiamiamo terza missione, anche all'interno delle scuole. Il collegamento con le scuole è molto importante. Naturalmente tutti, questo è il Dante D del 25 marzo 2020, ahimè già sotto Covid, ma proseguono le iniziative. La festa di Sant'Antonio a Macerata Campania, la colomba di Apollo, la fondazione di Cuma, di vario tipo. Soprattutto siamo molto attenti anche a come formarvi e orientarvi per che cosa potrete fare poi, dopo. Il lavorare con la cultura, per esempio le start-up, che sono insomma, un elemento importantissimo oggi. E ancora abbiamo una bellissima rivista digitale in cui un po' alla volta potrete anche scrivere voi, magari dopo la magistrale, guardate. Ma naturalmente siamo presentissimi sui social, che vi piacciono o meno, siamo su Facebook, siamo su Instagram. E che cosa vuol dire? Vuol dire che essere su Facebook, su Instagram, su vari social, significa che solo se davvero vi iscriverete e verrete al DILBE che vi renderete conto, sarete parte di una comunità importante, di una comunità d'eccellenza, di una comunità coesa. Per cui le iniziative saranno sempre pubblicizzate, diffuse, sia che siano iniziative sul territorio, sia che siano mostre, sia che siano, come vedete, appunto seminari, ma sia che siano anche delle proposte che provengono da voi, da laboratori, delle iniziative che provengono proprio dagli studenti, da voi studenti. Abbiamo dei tirocini informativi curricolari molto importanti, sempre learning by doing. Noi vogliamo cercare di farvi fare, perché è il solo modo, andandovi a mettere in gioco, è il solo modo per riuscire a capire se ciò che pensavate che fossero dei vostri talenti li avete davvero e, una volta individuati, come svilupparli e come farveli comprendere. Naturalmente, se la realtà regionale vi sta stretta, abbiamo una forte internazionalizzazione, abbiamo dei corsi di laurea magistrale in filologia classica e moderna, per esempio con l'Università Statale Linguistica di Piatigorsk, ma anche con l'Università della Costa Azzurra, con un percorso di doppio titolo. Poi vedremo meglio cosa significa un doppio titolo. Significa che voi uscirete recandovi ovviamente in questi posti, e sul sito trovate tutte le indicazioni precise passo passo per intraprendere questo percorso. Bene, voi potrete uscire laureati con due titoli, validi all'estero. Volete andare all'estero attraverso i bandi Erasmus? Potrete andare Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e ancora Spagna, Ungheria e ancora. E poi, dopo che mi sono laureato nella triennale, dopo che mi sono laureato nella magistrale, cosa faccio? Noi non vi abbandoniamo, continuiamo. Volete fare una scuola di specializzazione in beni storico-artistici? Per valorizzare e per valorizzarvi all'interno del patrimonio culturale, benissimo. Scuola di specializzazione in beni archeologici. Volete invece seguire un dottorato di ricerca, perché magari volete intraprendere una carriera universitaria in storia e trasmissione delle eredità culturali
anche qui con una estrema attenzione al digitale e alle nuove modalità di trasmissione dell'eredità culturale. Ma se volete insegnare a scuola, ma come no, vi accompagniamo praticamente fino al concorso per mano, perché abbiamo un FIT, un percorso triennale di formazione, tirocinio, inserimento nella funzione del docente per la scuola di secondo e primo grado, naturalmente seguendo poi tutte le continue innovazioni e modificazioni di cui, con cui potrete confrontarvi con noi, modificazioni in atto continuamente. Abbiamo quindi un master di secondo livello di insegnamento dell'italiano nella scuola. Perché? Perché così come noi cerchiamo di adottare dei metodi di insegnamento all'avanguardia, cerchiamo di insegnarvi, e ci riusciamo, dei metodi di insegnamento per la scuola. Chiunque di voi volesse andare a insegnare a scuola non può semplicemente avere un patrimonio culturale, deve saperlo trasmettere, e noi vi insegniamo anche questo. Ancora siamo presenti sul territorio in vari modi, con la notte dei ricercatori, un'ultima fatta molto bella, fatta anche all'interno della Reggia di Caserta, perché quelle che sono la nostra ricerca che quotidianamente facciamo, è molto bella poterla condividere con voi. Intendo dire che possiamo scoprire in ambito archeologico qualcosa di nuovo e lo condividiamo immediatamente con voi. Questo significa far parte di una comunità scientifica e avere il polso della situazione, di ciò che cambia, di ciò che scopriamo. Per ora, per quanto riguarda il DILBEC, grazie per l'attenzione. Vado a questo punto velocemente a presentarvi il corso di laurea in lettere, perché voglio togliere il meno tempo possibile sia alle vostre domande sia alla presentazione del collega che mi seguirà. È facile, il corso di laurea in lettere si divide in percorso classico, moderno, europeo. Percorso classico va nella direzione delle letterature, della cultura classica, da cui noi nasciamo e che è d'altronde imprescindibile per poter capire anche il percorso moderno. Il percorso moderno andrà verso la direzione dello studio, verso l'approfondimento di lingue e letteratura moderne, e sempre con un occhio alla classicità, alle nostre radici, e ancor più con un'apertura verso le letterature e le culture straniere, le lingue straniere e la storia, lo troverete nel percorso europeo. Tutto ciò, se voleste continuare dopo 3 anni, può confluire nel corso di laurea magistrale in filologia classica e moderna. Filologia classica, filologia moderna, un'apertura verso l'internazionale, che vanno, come dire, a approfondire e a perfezionare gli studi che avete fatto nei 3 corsi di laurea nella triennale. In particolare, il percorso classico, in particolare, come potrete immaginare, ma vi invito ad andare a giocare, a girare, a navigare nel nostro sito, perché è fatto molto bene e scoprirete molte cose interessanti. Abbiamo lingua e letteratura italiana, moderna e contemporanea, latina e greca. A questo proposito, perché più dell'elenco degli insegnamenti, dell'offerta formativa, voglio dirvi un'altra cosa. Quanti di voi vorrebbero intraprendere un percorso classico, però latino non l'hanno fatto tanto bene, greco non l'hanno fatto tanto bene? Beh, anche questo problema noi siamo pronti a risolverlo. All'inizio, in ingresso, potrete fare un brevissimo colloquio nelle varie materie principali di base e verificare, per esempio, in questo caso nel latino e nel greco, a che livello è la vostra preparazione. Se voi avete una preparazione insufficiente per affrontare i corsi, gli insegnamenti, vi troverete male. E allora noi cerchiamo di vagliare la vostra preparazione per poter dire: benissimo, ti faccio un corso di preparazione per portarti a livello, un corso naturalmente assolutamente gratuito che vi porterà a non avere nessun tipo di
disagio nel momento in cui poi seguirete i corsi istituzionali. Quindi è una cosa in più che vi offriamo. Lingua, letteratura italiana, storia, geografia, filosofia, linguistica, con una lingua straniera, d'inglese o francese. Come potrete vedere, filologia classica, letteratura in lingua mediolatina, un approfondimento didattico di letteratura latina, religioni del mondo classico, tutto ciò che riguarda il mondo classico. Potrete però anche scegliere un percorso moderno, se lo preferite, che va più verso la lingua e la letteratura italiana moderna e contemporanea, sempre con uno sguardo alle radici latine. E c'è un incremento di storia romana medievale, moderna e contemporanea. E poi la geografia, che adesso chiamiamo geostoria, geopolitica, il contesto in cui ci muoviamo, la filosofia, la linguistica, la lingua inglese, ancora una volta, e anche la francese. E poi un'attenzione ai media o media, cioè al cinema, al teatro, alla storia delle relazioni internazionali, allo spettacolo, alla storia sociale dell'arte, a drammaturgia dell'arte moderna. Vedete quanta offerta. Ma se voi siete più votati per le lingue straniere, più portati per, uscire almeno culturalmente dall'ambito italiano, ebbene potrete intraprendere il percorso europeo. Anche qui abbiamo una forte presenza della storia e della cultura europea, istituzioni di storia della letteratura italiana, linguistica italiana, critica letteraria e letterature comparate, dei fondamenti di linguistica italiana, e poi vedete geografia, filosofia e teoria dei linguaggi. Filosofia e teoria dei linguaggi vi porterà poi a quella che oggi si chiama scienze delle comunicazioni. È sempre importante per noi tenere conto di come siano nati certe nuove materie e certi nuovi professionalità che sono davvero particolarmente all'avanguardia e che oggi sono particolarmente gettonate. E noi vi ci facciamo arrivare, ma vi ci facciamo arrivare facendovi scoprire le loro radici all'interno della storia, della classicità. Quindi storia medievale, moderna e contemporanea. E ancora, solo tanto per darvi, critica di genere, antropologia della scrittura, una offerta, basta che andiate a vedere sulla bacheca del sito, sugli avvisi, ogni giorno abbiamo uno o due laboratori, uno o due convegni e seminari. Ma il punto è, perfetto, io mi iscrivo alla triennale di lettere, ma cosa ci faccio? Potete fare gli sceneggiatori. Potete avere da noi, diciamo, una formazione di base da sviluppare poi come sceneggiatori, scrittori, editor, copywriter e più di un mio studente, una mia studentessa in particolare, adesso fanno gli editor, vanno verso il giornalismo, quindi lo testimonio, redattori testati per testate giornalistiche e TV tematico, operatori in campo della comunicazione, organizzatori di eventi culturali, di convegni, di festival, di ricevimenti, speaker per radio e televisione, presentatori, presentatrici di performance artistiche e ricreative. Naturalmente tutto questo anche grazie ai tirocini formativi, cioè andate in una redazione di un giornale e lì vi fate le ossa. Arrivando infine alla laurea magistrale interclasse che raccoglie i percorsi classico e moderno, ritroverete e riapprofondirete materie come filologia, letteratura, storia dell'antichità, e discipline storiche e moderne, sempre seguendo le vostre inclinazioni più classiche o moderne, come potete vedere. Guarda, vi volevo sottolineare anche il fatto che abbiamo degli insegnamenti molto interessanti e particolari, che sono papilologia ercolanese, le regioni dei popoli indoeuropei, alcuni insegnamenti che non tutti hanno. Lo stesso vale per il percorso moderno. Storia dell'Europa del Medioevo, vedete l'importanza della storia e del contesto, e linguistica italiana, paleografia e diplomatica, storia del libro. Allora, voglio lasciare immediatamente la parola al mio collega, sperando di vedervi in presenza e presto al DIPEC. Grazie. Allora, grazie, direi posso prendere direttamente io la parola. Confermatemi per favore la condivisione dello schermo. Cercherò di essere anch'io il più rapido possibile.
Dunque, l'altra metà, possiamo dire, del Dipartimento della grande famiglia di Lettere e Beni Culturali. Lettere, l'abbiamo vista ora con la professoressa e amica Daniela Carmosino, l'altra metà, il corso di laurea triennale in conservazione dei beni culturali, 180 CFU, tre percorsi di studio che potrete scegliere. Ecco, potrete studiare voi quello che più pensate si avvicini ai vostri interessi, alle vostre attitudini: archeologia, storia dell'arte, turismo e territorio, tutti accomunati sotto, diciamo, questa grande realtà dei beni culturali. Cosa sono? Molto rapidamente, i beni culturali sono tutti quei beni che non necessariamente sono materiali, che compongono il patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti. Questi aspetti sono tanti, sono tantissimi, e impareremo a conoscerli, impareremo davvero a conoscerli tutti. Impareremo a conoscerli tutti. Beh, un nostro imprescindibile punto di riferimento, ne hanno fatto più volte cenno i miei colleghi prima, la Convenzione di Faro, che davvero è un punto di riferimento per noi. Perché con la Convenzione di Faro si riconosce il diritto di tutti all'eredità culturale, che poi è il titolo che abbiamo scelto per dare al nostro corso di dottorato di ricerca, riconoscere che c'è una responsabilità sia individuale che collettiva nei confronti dell'eredità culturale. Beh, si sottolinea che la conservazione dell'eredità, quindi dei beni culturali, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e qualità della vita. Beh, un aspetto che ci preme molto, soprattutto in questi ultimi tempi, il ruolo dell'eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibili e nella promozione della diversità culturale. Questo è molto importante, ecco, questa triade sotto la quale, ecco, con la quale noi non possiamo che non fare i conti: la conservazione letta, vissuta, studiata, analizzata verso una conoscenza, verso la tutela, ma soprattutto possiamo dire verso la comunicazione. Vi dicevo prima i nostri tre corsi di studio che potete scegliere: archeologia, storia dell'arte, turismo e territorio. Beh, archeologia ovviamente la sceglierete qualora i vostri interessi, le vostre attitudini siano improntate sullo studio, sull'analisi dell'antichità sotto le sue diverse declinazioni, dal mondo antico sino al mondo medievale. Questi sono gli esami, tantissimi insegnamenti che noi offriamo nei tre anni. Beh, non ve li sto qui a raccontare tutti, ma potete vedere voi stessi come a mano che andrete avanti potrete scegliere voi stessi gli esami, quindi i corsi e gli esami da sostenere, proprio per andarvi un po' a calzare addosso, come se fosse un abito, il vostro percorso di studi a secondo di quelli che voi pensate siano i vostri interessi e le vostre attitudini. La storia dell'arte invece è declinata ad un periodo storico un po' più recente, tra il Medioevo ed il contemporaneo. Questi sono gli esami, gli insegnamenti che noi offriamo anche in questo caso, soprattutto in questo caso, soprattutto nel terzo anno, che è l'ultimo anno. Vedete, ci sono solo due esami comuni a tutti, per il resto sono una lunghissima serie di esami a scelta. L'ultimo percorso, questo è il più recente, ma è un percorso di cui noi siamo particolarmente fieri, è quello in turismo e territorio, che è improntato rispetto agli altri due a una fortissima valenza comunicativa. Insegniamo quindi a formare personale che sia addetto alla funzione, alla comunicazione, al racconto del patrimonio culturale. Questi sono gli esami nello specifico. Beh,
il tutto ovviamente declinato, ma non può che essere altrimenti, da una lunga fase teorica, ma soprattutto sulle ricerche sul campo. Lo diceva prima la mia collega, il fare. Da noi si fa moltissimo, ci si sporca le mani, sia sul campo che nei nostri laboratori. Beh, sul campo lo scavo archeologico in primis non può mancare, sono tantissimi gli scavi attivi, sia in Italia che all'estero. Penso a Cuma, penso agli scavi di antichità etrusche a Cerveteri, ma anche scavi di archeologia medievale molto vicini a noi. Penso anche a Cipro, penso anche ai tanti scavi che abbiamo iniziato e stiamo da anni portando avanti in Palestina. Una serie di sopralluoghi, tantissimi, ci sposteremo tanto, anche che abbiamo quasi due anni che dobbiamo recuperare. E davvero ci mancano moltissimo, abbiamo ripreso già da mesi a andare insieme a voi a raccontarvi, a raccontarci un po' musei, esposizioni, scavi archeologici. Verrete coinvolti, perché no, in tanti allestimenti museali. E poi verrete coinvolti, perché le mani ve le potete sporcare, anche nei nostri laboratori. Sono tantissimi, dove appunto la tecnologia entra veramente a fare da padrona a servizio dei beni culturali. I nostri laboratori, l'ha già accennato la mia collega prima, sono tanti, sono tantissimi: rilievo, analisi tecnica dei monumenti, esplorazioni, GIS, studio dei materiali, tecniche di telerilevamento con droni. Ecco, non è detto, l'archeologia non si fa più come un tempo, entra la tecnologia, quindi droni, sistemi di aerofotogrammetria, analisi in ambiente tridimensionale, veramente, ecco, sono tutta una serie di laboratori che noi abbiamo potuto implementare moltissimo per noi, ma soprattutto per voi, negli ultimi anni, anche grazie, ecco, al fatto di essere stati riconosciuti dal Ministero quale Dipartimento di Eccellenza. Abbiamo scelto di investire proprio nella didattica e nella ricerca. Poi un qualcosa che mi ecco, tocca un po' più da vicino: io insegno storia dell'arte, architettura e storia della città. I nostri laboratori, proprio dove ci occupiamo di questo, senza dimenticare ovviamente tutto ciò che è inerente alla diagnostica. Abbiamo stretto numerosissimi accordi, penso uno dei più prestigiosi, con il Museo di Capodimonte. La comunicazione, ecco, è molto importante per noi insegnarvi a comunicare, a raccontare i beni culturali, che davvero sono una ricchezza. Ecco, ho letto la prima domanda che qualcuno di voi ci ha posto prima: quando si può iniziare, cosa si può fare con una laurea in lettere e beni culturali, soprattutto, ecco, nel mio specifico in beni culturali. Si può fare tantissimo, a mio avviso, tanto soprattutto dal punto di vista della narrazione, della comunicazione scientifica. Ecco qui una serie di attività che ci hanno visti protagonisti negli scorsi anni, anche nell'allestimento di percorsi museali. La tecnologia, in fondo, è un grandissimo strumento che noi, appunto, riusciamo già da molti anni a mettere a servizio dei beni culturali. Ecco, anche l'arte contemporanea è un aspetto assolutamente primario. Noi stessi ospitiamo all'interno del nostro dipartimento una serie di esposizioni permanenti o temporanee. In alcuni casi, ecco, addirittura siete stati voi, questi sono vostri colleghi di qualche anno fa, che sono stati coinvolti proprio da artisti di livello nazionale ed internazionale nella realizzazione di opere artistiche. Convegni, seminari, verrete sottoposti letteralmente ad un bombardamento di attività a 360 gradi. Questi sono solo alcuni degli ultimi convegni che ci hanno visto protagonisti, ma anche vi hanno visto
protagonisti negli ultimi anni. Questo è un convegno organizzato da noi lo scorso anno sugli stadi, ecco, sugli stadi storici, quindi anche, e poi i nostri incontri, Alberto Angela che è venuto a trovarci qualche anno fa, proprio poco prima del Covid, che è inutile che lo racconto, ha, diciamo, catalizzato l'attenzione di molti di voi, Barbara Iatta, la prima donna direttore dei Musei Vaticani, quindi veramente personaggi di primissimo piano che ci hanno raccontato come ce l'hanno fatta e come fare per, diciamo, arrivare a loro. La nostra rivista, che vi vede protagonisti, potrà vedervi protagonisti, i nostri bandi Erasmus, il tutoraggio, anche il corso di laurea in conservazione offre una presenza costante di colleghi e anche di studenti che vi accompagneranno veramente letteralmente per mano, sia nel tutoraggio in entrata, quindi per scegliere insieme quale percorso di studi è più adatto a voi, sia durante i 3 anni o i 2 anni di laurea magistrale, che forse soprattutto in uscita. I nostri tantissimi corsi di recupero assolutamente gratuiti, assolutamente per tutti. Se doveste riscontrare qualche difficoltà in alcune materie, e poi tanti tirocini attivi. Sono 75 ore lavorative durante le quali voi inizierete, ecco, a prendere i primi contatti con le possibili realtà lavorative con le quali poi dovrete fare i conti dopo la vostra laurea. Penso ai tanti enti pubblici e privati, archivi, biblioteche, enti archeologici. E la terza missione ancora, ecco, l'università incontra le scuole, incontra il territorio insieme a voi. Voi ci darete una mano in prima persona a creare questo ponte, che per noi è assolutamente imprescindibile, tra università e territorio. Ecco, questo è il futuro remoto che ci vede ormai da quasi un ventennio partecipare. Questa è la Reggia 2 anni fa, ahimè sono tutte manifestazioni che ci mancano moltissimo in presenza. Quest'anno riprenderemo davvero alla grande. Cosa potrete fare dopo la laurea? Dopo la laurea triennale già sarete pronti a lavorare come bibliotecari, come archivisti, come operatori museali oppure come operatori nel settore dei beni archeologici. Dove? Non più solo presso istituzioni pubbliche. Il pubblico un po' fino ad oggi era rappresentato un po' lo sbocco obbligatorio per i laureati in beni culturali, ma già da qualche anno non è più così, perché sono numerosissimi gli enti e le aziende private che sono pronti ad accogliervi. Penso alle case editrici, penso alle fondazioni, penso alle tante imprese private che si stanno formando proprio nel campo dell'archeologia. Dopo potrete scegliere, quindi, o lavorare subito dopo, e vi daremo una mano anche in questo grazie ai nostri uffici di job placement, oppure continuare a studiare con il nostro corso di laurea magistrale, anche questo con una doppia declinazione in archeologia e storia dell'arte. Sono altri 120 CFU, crediti formativi, altri 2 anni. E dopo ancora, se non siete stanchi di studiare con noi, vi offriamo la nostra scuola di specializzazione in beni storico-artistici o la nostra scuola di specializzazione in beni archeologici o il nostro dottorato di ricerca in storia e trasmissione delle eredità culturali, che è una realtà molto molto importante che noi abbiamo potuto mettere in piedi proprio grazie ai finanziamenti. Ecco perché vi dicevo prima, abbiamo scelto di investire proprio per voi e su di voi.
questo in breve è quello che andrete a fare, se sceglierete, noi chiaramente non possiamo che essere contenti se sceglierete di trascorrere altri 2 anni con noi, quindi andare a formare figure ulteriormente professionalizzanti. Questi sono i tantissimi esami che si faranno. Ovviamente non dovrete fare tutti questi esami, anche in questo caso potrete scegliere, ma tra tantissime discipline. Beh, a questo punto, con la laurea magistrale in archeologia e storia dell'arte, beh, potrete fare l'archeologo, quindi il conservatore o il direttore in un museo, un ispettore di sovrintendenza, oppure lo storico dell'arte. In ogni caso, poi c'è ovviamente anche l'insegnamento, però ecco, lì serve la laurea, in ogni caso la laurea magistrale. In ogni caso, e concludo, i beni culturali saranno i grandi protagonisti, ma voi stessi sarete protagonisti e sceglierete voi se essere protagonisti in prima linea o dietro le quinte. In ogni caso, senza perdere mai di vista questo grande faro che sono i beni e le eredità culturali. Io vi ringrazio, questo è il link che ci rimanda al nostro sito. Anch'io vi invito a visitare il nostro sito perché è davvero ricchissimo di informazioni. Grazie. Approfitto un attimo di questo passaggio perché c'erano alcune domande. Daniele ha già risposto alla domanda di Francesca, ma vorrei allargarlo un attimo il discorso. Perché la Vanvitelli ci tiene molto, noi non siamo un'università telematica, questi 2 anni ci hanno un po' trasformato dietro uno schermo, ma noi ci teniamo tantissimo alla presenza, noi abbiamo ripreso le lezioni in presenza, anche se ancora in modalità un po' blended per i corsi più affollati, però siamo assolutamente in presenza. Elvi Orienta 2022, che ancora è con un format unicamente a distanza, vuole essere fondamentalmente un primo viatico per quelli che poi saranno gli open day in presenza di tutti i dipartimenti. E il DIBEC è, come dire, famoso nel nostro Ateneo per ospitare in presenza attraverso open day gruppi di studenti. Quindi assolutamente contattate anche via email orientamento.dilbec@unicampania.it, ma anche approfittate della stanza team che si mette a disposizione per un primo vis-à-vis e per poi prendere appuntamenti per venire a visitare il nostro meraviglioso dipartimento di lettere e di beni culturali. E ne approfitto anche per dare un'altra risposta alla domanda canonica: cosa farò da grande? Ne parlava poc'anzi Giuseppe. Ecco, allora, sicuramente nel percorso delle presentazioni dei corsi di studio troverete sempre, diciamo, risposte a questa domanda. Però permettetemi di dare un suggerimento di massima. Voi ora state facendo una scelta importante, che è la scelta del percorso di studi futuro. Quello che farete da grande sarà qualcosa che vi riguarderà tra, diciamo, almeno 6 anni, se non vi fermate alla triennale. Io non sconsiglio in genere di fermarsi alla triennale. La vera scelta, più che su un'idea di qual è il corso di studi che dà maggior lavoro secondo strane statistiche, e di fare una scelta di studio basata sulle proprie passioni, perché lo studio universitario si fonda sulla passione e chi studia bene all'università ed è bravo troverà lavoro. È così, i bravi trovano lavoro. Quindi appassionatevi, se fate una scelta appassionata, perché lo studio universitario è uno studio impegnativo, per cui senza passione vi trovereste poi a fare una scelta, vi trovereste aver fatto una scelta sbagliata pensando che il medico è l'unico che trova lavoro, poi ci mettete 20 anni a prendervi una laurea in medicina e nessuno vi chiamerà come medico.
mentre potete fare una bella scelta legata alla passione per i beni culturali, perché vi appassionano i beni culturali, vi laureate bene e in tempo e attraverso anche il supporto del nostro orientamento, che questo ora è un orientamento in entrata prettamente informativo, ma noi facciamo orientamento sempre dall'entrata in itinere attraverso il tutorato alla pari e vi seguiamo anche in uscita attraverso il job placement. Abbiamo il responsabile, il delegato di Dipartimento del DILBEC, che è la professoressa Barrella, e anche il delegato di Ateneo al placement di tutto l'Ateneo, quindi opera in maniera strepitosa anche proprio a supporto di quelli che poi possono essere i tantissimi sbocchi lavorativi. Volevo solo fare questa piccola precisazione. Andate. Io mi associo a quanto appena detto Roberto, veramente vi aspettiamo in presenza prima di tutto, quando vorrete venirci a trovare. Trovate sul sito tutti i nostri recapiti mail, possiamo raccontarvi, possiamo per quanto possibile in questi strani giorni anche ospitarvi, farvi, ecco, magari assaporare qualche ora di lezione. Ecco, venite a trovarci, perché davvero voi ci mancate prima di tutto queste strane lezioni in modalità blended, che ancora, ecco, vedono parte di voi a casa, parte di voi, ma veramente noi non ci siamo fermati mai. Sono 2 anni che stiamo lavorando tantissimo con grande fatica, ma con grande passione, proprio perché questo contatto molto stretto che c'è, ecco, il nostro essere un picco, una realtà medio piccola, ma ci aiuta moltissimo anche nello stringere rapporti molto stretti con voi. Ecco, questo è un altro aspetto che forse vale la pena sottolineare ulteriormente. Ecco, noi vi almeno io, ma posso dire anche, ecco, tutti, posso tutti farmi portavoce anche di Daniela, vi riconosciamo tutti, ecco, e questo è molto importante, insomma, sa conoscere i vostri volti, riconoscervi a lezione o nei laboratori o nei sopralluoghi, quindi c'è sempre questa che non guasta mai, ecco, essere pochi, quindi quasi una realtà da college, non è male questo. Giuseppe, vi interrompo sì, di nuovo, perché a questo punto facciamo anche un po' interattiva, ci sono altre sì, domande. Io rispondo subito a Giovanni per ciò che riguarda il nostro servizio Verisun. È un servizio in avete a disposizione degli studenti, in realtà non solo degli studenti, lo utilizziamo anche noi docenti, e ci raccoglie gli studenti, raccoglie chi ne può usufruire in diversi hub, fondamentalmente sono le stazioni ferroviarie, e poi porta gli studenti nelle sedi dei vari dipartimenti. Ora vi metto in chat il link del servizio Verisun, così diventa tutto più facile. Poi ci sono semmai un altro paio di domande, non so chi vuole rispondere. Sì, magari approfitto io di rispondere a quelle 2 domande. Magari sì, però Giuliana, diciamo, è una buona candidata per lettere, perché è una delle poche che scrive qual è senza posto. Quindi finalmente ce ne abbiamo una, mi sembra già una buona candidata. Anche la domanda è molto circostanziata. Rapidamente, noi non abbiamo un corso di laurea magistrale ad indirizzo europeo, no? Che sia poi perfettamente simmetrico al curriculum europeo, al percorso europeo di lettere triennali. Però diciamo che, come dire, lo sbocco naturale sarebbe quello della magistrale in filologia moderna, chiaramente. In realtà il percorso, il curriculum europeo di lettere è un curriculum moderno che insiste in particolare su aspetti più legati alla cultura contemporanea, come è stato ricordato, e più legato alle competenze linguistiche, con la possibilità, e qui vengo anche alla domanda di Chiara Cozzolino, la possibilità di sviluppare conoscenze
relativi ad alcune lingue europee, no? In questo senso è possibile sostenere dei moduli da 6 CFU, quindi moduli da 30 ore, in lingua spagnola e lingua tedesca, che si aggiungono invece ai moduli che sono già presenti nel percorso moderno in lingua inglese e lingua francese. No, quindi sono delle ulteriori possibilità di approfondimento, no? Un ampliamento delle competenze linguistiche. Quindi non è necessaria nessuna preconoscenza, se riesco adesso a... non è necessaria la conoscenza da questo punto di vista di una lingua straniera oltre l'inglese, no? Non è necessaria la conoscenza, però è sicuramente sarà oggetto di approfondimento durante il corso di studio una possibilità scelta fra appunto quelle che vi ricordavo poc'anzi, lo spagnolo, il tedesco o il francese. Vabbè, sono comunque conoscenze che potete acquisire durante il percorso di studio. Non so se ho risposto a tutti, ma resto a disposizione per ulteriori chiarimenti. Buonasera, vorrei intervenire un attimo approfittando della domanda di Simona Musto. Porgo prima di tutto i saluti da parte di Maria Gabriella Pezzone, che è presidente del corso di laurea magistrale in archeologia e storia dell'arte, che era collegata fino a qualche secondo fa, ma poi per inconvenienti tecnici ha dovuto lasciarci, e quindi mi delega a porgervi il suo saluto e soprattutto l'augurio di potervi vedere presso la nostra sede oppure scriverci. Siamo a disposizione anche noi del corso magistrale in archeologia e storia dell'arte per qualsiasi chiarimento. A questo proposito, oltre a fornire qualunque approfondimento riteniate necessario o opportuno adesso, volevo dire a Simona Musto che sicuramente è trasversale la possibilità di accedere da entrambi i nostri corsi triennali ai due indirizzi magistrali, sia quello di filologia che di archeologia e storia dell'arte. Tuttavia, sarebbe, credo, auspicabile, diciamo più immediatamente spendibile, la transizione al corso magistrale in storia dell'arte nel caso si volesse intraprendere una carriera specifica nell'ambito dei beni culturali. A questo proposito, volevo aggiungere a quanto è stato già detto che, così come per l'insegnamento della storia dell'arte è requisito, quindi elemento indispensabile, la laurea magistrale in storia dell'arte, così per l'accesso ai ruoli direttivi nella gestione e nell'amministrazione statale dei beni culturali è necessaria la laurea magistrale in archeologia o storia dell'arte secondo la propria vocazione o i propri interessi prevalenti, con la scuola di specializzazione nell'uno o l'altro indirizzo. Ulteriore passaggio del nostro percorso di formazione, che come vi è stato riferito prima dal professore Pignatelli, potete intraprendere e completare presso il nostro Ateneo. Quindi, per chi volesse un domani percorrere questo cammino molto faticoso ma ricco di soddisfazioni, che prevede appunto i vari passaggi, assistente museale, ispettore, storico dell'arte o archeologo, e infine, perché no, direttore di museo o soprintendente. Sapete che tra l'altro una recente riforma ha riorganizzato la politica dei beni culturali e quindi anche direttore di polo museale. È senz'altro necessario avviarsi per una magistrale in archeologia e o storia dell'arte. Ancora a proposito del nostro corso, volevo sottolineare due aspetti. L'opportunità, direi immediata, di coniugare l'approfondimento specifico teorico alla sperimentazione pratica, non solo attraverso i laboratori, ma anche attraverso i rapporti di collaborazione con enti o privati, che è offerta dalle attività di tirocinio. Ne abbiamo tantissimi, prevalentemente in Campania, ma in qualche caso anche fuori regione. E ancora, non meno importante, è
è la serie di servizi che l'Ateneo e in particolare anche il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali mette a disposizione anche per gli studenti afflitti da qualche disabilità. Abbiamo appunto un servizio di tutorato per studenti con disabilità anche temporanea che avessero bisogno appunto di aiuto, di assistenza anche per approfondire i propri studi a un livello superiore oppure per tutte le attività e le esigenze connesse alla frequenza proprio in sede dei corsi. L'intero Ateneo è molto impegnato su questo fronte. Per quanto riguarda il nostro dipartimento, è proprio la professoressa Pezzone che vi citavo prima come presidente del corso di laurea magistrale, il referente storico e molto esperto per tutti i problemi della disabilità. Ancora, è stata sottolineata prima l'importanza, l'attualità direi, dell'applicazione delle tecniche diagnostiche non distruttive e delle tecnologie avanzate al nostro settore. Tutto questo è sempre più attuale e sempre più urgente e trova da noi le condizioni per non sminuire, anzi quella resta necessaria alla base direi di carattere storico-umanistico, la padronanza delle fonti tradizionali e dei linguaggi tradizionali che si associano così all'opportunità di essere veicolati anche nella sperimentazione delle nuove discipline diagnostiche e gestionali. Questi direi che sono gli aspetti più preminenti e più immediati. Se c'è ancora qualche minuto, resto a disposizione per eventuali domande che altrimenti potrete rivolgerci di persona o scrivendoci. Grazie a tutti e auguri per le vostre scelte. Va bene, allora se mi consentite. Sì, non so come dovete andare avanti perché vedo delle mani alzate, poi non so neanche se la tutor d'aula vuole darci una mano a gestire queste cose. Certo, sì, infatti vedevo due ragazzi che volevano. Che si sono organizzati, quindi non. Prego. Buongiorno, vorrei fare due domande. La prima, la specialistica per esempio di lettere moderne, sarebbe una tra filologia moderna o quella classica o è proprio un continuo? Cioè un continuo di lettere moderne e quelle due sono a parte. La seconda è se ci saranno cambiamenti nel piano di studi 2022-2023 di lettere moderne. Queste due. Sì, non ho capito la prima domanda. Sì, ripeto, professore. La prima riguarda... la specialistica... per esempio di lettere moderne sarebbe o di filologia moderna si chiama. Sì, riguarda tra filologia moderna o quella classica o un continuo, cioè per esempio un continuo. No, è un corso di laurea interclasse, cioè nel senso che è un unico corso di laurea all'interno del quale poi è possibile articolare uno studio in due percorsi distinti, uno di quindi in due classi di laurea distinte, una di filologia classica e una di filologia moderna. Quindi lei si iscriverà a questo unico corso di laurea, corso di studio triennale, però scegliendo chiaramente il percorso moderno e quindi laureandosi in filologia moderna, nel caso suo, oppure in filologia classica. No? Quindi il percorso, nel suo caso, se pare di capire la sua preferenza per gli studi modernistici sarebbe il corso triennale di lettere, curriculum moderno o europeo e poi corso di laurea magistrale in filologia classica e moderna, percorso di filologia moderna. Vabbè, questo sarebbe il... Per quanto riguarda l'altra questione, riguardante se ci sono cambiamenti, non ci sono sicuramente cambiamenti rilevanti. Ogni anno procediamo alla
all'aggiornamento dell'offerta formativa. L'ultimo aggiornamento significativo è stato fatto proprio l'anno scorso, quindi non, per quest'anno non ci sono cambiamenti sostanziali, non si prevedono cambiamenti sostanziali nei piani di studio. La ringrazio, professore. Sì, rispondo anche alla questione perché notavo moltissime domande che riguardano l'autovalutazione o i test d'ingresso, no? Ci sono online sul sito, sono presenti dei corsi dei test di autovalutazione, ma tenete presente che poi questo è un obbligo di legge per tutti i corsi di laurea, è sempre previsto, diciamo, un accertamento, una procedura di accertamento delle competenze, delle conoscenze in ingresso degli studenti, quindi avete sempre la possibilità di sottoporvi a questi test di autovalutazione che servono anche a noi per calibrare poi meglio la didattica, eventualmente poi per organizzare dei corsi di recupero che vi metteranno taluni di voi in condizioni di recuperare lacune, per caso, insomma, dovesse essere necessario. Quindi è una cosa che importante è che siamo attrezzati per gestire nel migliore dei modi, no? Sia attraverso l'organizzazione dei test, che attraverso l'organizzazione, ripeto, dei cosiddetti corsi di primo sostegno, no? Che si tengono per accompagnare la didattica e che servono appunto per aiutare coloro che hanno bisogno appunto di recuperare lacune. Va bene? Una piccola aggiunta, a due domande. E intanto a proposito dei piani di studio, qualche volta capita, spesso capita, dopo aver fatto il vostro piano di studi, potete anche cambiarlo per una volta, perché non è nulla di, almeno per una volta, assolutamente definitivo. Potrete scoprire, perché parlate con altri colleghi e colleghi, che c'è un corso che avevate sottovalutato e avete ancora la possibilità di cambiarlo. Naturalmente, tutto questo lo dico ancora attraverso un confronto continuo, rapidissimo, con tutti i docenti che sono sempre a vostra disposizione per qualunque tipo di consiglio. Voglio dire, ma potreste avere qualunque tipo di dubbio o di difficoltà, noi siamo a vostra disposizione. Mi sembra ci fosse ancora un'altra domanda rispetto a, non mi ricordo, i piani di studio. Adesso vabbè, adesso semmai la vedo. Volevo ribadire intanto questo, che è un'ulteriore facilitazione. Non so se Francesco vuole fare la domanda. Se possibile. Oh, buonasera, volevo chiedere, la magistrale in filologia moderna, diciamo, d'accesso all'insegnamento, sempre per il concorso, della letteratura italiana, solamente alle scuole superiori, o da come sapevo io, col vecchio ordinamento mi sembra anche storia e filosofia, cioè non avevo ben chiara cosa si può insegnare poi con la laurea. Non sta parlando nessuno, penso. Ok, microfono spento, penso. Sì, perché ho avuto un attimo, infatti vedevo se mi compariva sull'altro, ho avuto un attimo di disconnessione. Se mi può ripetere la domanda, la prego, se non c'è nessun altro che vuole rispondere. No, volevo chiedere, diciamo, la laurea magistrale in filologia moderna abilita poi all'insegnamento solo della letteratura italiana e latina o anche ad esempio di storia e filosofia? Questo non mi era chiaro. Ecco, non avevo sentito che riguardava archeologia, credo che qui abbiamo dei docenti deputati a questa risposta più esperti di me nel settore. Mi sembrava si riferisce alla laurea in filologia moderna o in archeologia? No, Perché ho filologia detto moderna, anche filologia moderna. io. Ah, ecco, è questo che non riuscivo a capire. Quindi se la laurea in filologia moderna è utile per l'insegnamento, serve per l'insegnamento? No, dicevo, con la laurea in filologia moderna si può insegnare solo letteratura italiana o
oppure anche storia e filosofia. Posso intervenire? Questa questione Riguardo le... dell'insegnamento innanzitutto è una questione che è difficile affrontare adesso, perché come lei sa, in Italia ogni 2 anni cambiano, vengono aggiornate le classi di concorso. Quindi bisogna reperire, cosa che possiamo fare, diciamo, con calma, diciamo, il decreto che stabilisce, diciamo, le corrispondenze delle varie classi di concorso con i tipi di laurea e verificare tutte le classi di concorso a cui lei ha accesso con la laurea in filologia moderna, va bene? Però questo non significa che la laurea in filologia moderna sia una laurea abilitante di per sé, cioè che di per sé le dia l'accesso all'insegnamento. È sempre necessario poi affrontare un percorso post laurea, capisci? Un percorso diciamo, per una certa fase prevedeva un corso biennale di specializzazione che poi dava l'accesso a un concorso. Adesso, come ben sapete, invece c'è direttamente il concorso. È una materia molto complessa che non dipende, non è gestita direttamente o completamente dall'università. Quindi, chiaramente, con una laurea magistrale in filologia moderna, lei può insegnare le discipline umanistiche, a poi a seconda degli esami che inserisce in piano di studio, le discipline di letteratura, di lingua latina, lingua greca, a seconda di quello che mette nel piano di studio. Nel dettaglio è una cosa da studiare poi al momento della fine del suo percorso di studio, va bene? Vorrei rispondere a Giovanni Guarino, il quale chiede qual è, diciamo, la differenza fondamentale sugli sviluppi, sugli sbocchi professionali offerta a chi si ferma alla laurea triennale rispetto a chi continua con la magistrale. Naturalmente la magistrale potenzia tutta una serie di opportunità che invece sarebbero precluse a chi si ferma a livello triennale. Come dicevo prima, la carriera nel Ministero dei Beni Culturali o in altre amministrazioni dello Stato si limita ad un primo livello di accesso per chi ha soltanto la laurea triennale, per esempio l'assistente museale o l'assistente di scavo, possono essere dei laureati triennali. Ma i gradini successivi del percorso, che presuppongono delle responsabilità più elevate, richiedono naturalmente un livello più elevato e più ampio, più vasto di preparazione, che si consegue, come mi dicevo, con altre due fasi. Prima la laurea magistrale, poi la scuola di specializzazione in archeologia o storia dell'arte. Altri ambiti, soprattutto nel settore privato, nel settore della comunicazione, la divulgazione, la valorizzazione, possono, diciamo, essere affrontati anche da un laureato di primo livello, ma è senz'altro una limitazione non auspicabile. Chi può, deve intraprendere, deve continuare gli studi. A questo proposito vorrei ricordare un'altra opportunità fornita dal nostro Ateneo, cioè il cosiddetto percorso rallentato o slow laurea, che offre la possibilità di concordare con il nostro Ateneo tempi più lunghi di studio. È possibile programmare la durata del corso in 3 o 4 anni senza incorrere in tutti gli inconvenienti della situazione del fuori corso, prima di tutto senza subire l'aggravio delle tasse universitarie che sono appunto proprie della condizione del fuori corso. Quindi chi vuole continuare non abbandoni questo desiderio, questa sua ambizione e prenda anche in considerazione l'ipotesi di concordare e di scegliere il cosiddetto percorso rallentato, che consente di conciliare con minore difficoltà altri impegni, soprattutto quelli di carattere professionale, con le esigenze, le difficoltà e i doveri dello studio. Ma lo consiglio vivamente di non limitare le proprie ambizioni da questo punto di vista e di sviluppare il proprio programma di studi al più alto livello, possibilmente. Ci sono altre due studentesse che hanno alzato la mano. Prego ragazzi, se volete fare le domande. Buon Marica o pomeriggio. Francesca?
Allora, avrei un paio di domande riguardo il curriculum in lettere europee. Non ho ben capito di cosa si tratta, nel senso, rispetto a lettere moderne prevede lo studio di almeno due lingue oltre quella italiana, giusto? E quindi se volessi ad esempio approfondire lo studio dell'inglese e dell'italiano, converrebbe scegliere quella moderna, insomma, il curriculum moderno, se ho ben capito. Allora, Europeo. No, Daniela, sì, rispondi tu o prego. No, rispondo no, no, io? Giovanni, prego. No, no, prego, Giovanni. Allora, innanzitutto faccio una premessa. Questo curriculum è stato, diciamo, piuttosto recente, l'ultimo nato, quindi abbiamo lavorato nel corso dell'ultimo anno a una sua implementazione, quindi a differenziarlo ulteriormente da quello moderno. Possiamo tranquillamente ammettere che si tratta di un lavoro non concluso. Diciamo, il mio obiettivo nei prossimi anni è sicuramente quello di lavorare ulteriormente alla sua differenziazione, alla sua distinzione dal curriculum moderno. Quindi facendone emergere in maniera ancora più evidente le caratteristiche, anche le finalità didattiche per cui era nato. Quali sono le finalità didattiche? Le ricordiamo un'altra volta. Un maggiore taglio, un maggiore interesse, una maggiore curvatura sulla contemporaneità, no? Il corso di studi in lettere è un progetto umanistico che nasce sull'idea della, diciamo così, continuità fra la cultura classica e la cultura moderna, no? Questo è in qualche modo un nostro principio che non ci sogniamo di mettere in discussione, chiaramente. Però è un principio che può essere declinato in maniera molto diversa. Nel curriculum europeo dovrebbe essere, diciamo così, declinato in una modalità più attualizzante, no? Mettendo al centro le questioni legate alla cultura contemporanea, che significa anche la cultura internazionale, significa anche la cultura, il contesto europeo di riferimento. Quindi cultura contemporanea e poi gli strumenti linguistici per analizzarla e comprenderla, le lingue, le principali lingue europee. Questi due ingredienti devono essere però dosati chiaramente con equilibrio per preservare comunque poi la struttura di fondo che rimane quella del corso di laurea in lettere, quindi le competenze di base fondamentali, crediti di letteratura latina e di storia che restano in una proporzione, diciamo, analoga a quella degli altri percorsi. Quindi questo è il progetto di base. L'opportunità che al momento diamo è quello di inserire un'ulteriore lingua, no? La necessità, non più che un'opportunità. Se vuole possiamo analizzare insieme il piano di studi che comunque trova sul sito, non so se ha L'ho già. appena postato, l'ho appena postato. Perfetto. Beh, e quindi qui trova la possibilità, no, nei diversi quadri, nelle diverse opzioni, in particolare al terzo anno, la possibilità di scegliere. Oltre all'inglese, che è comunque, diciamo, obbligatorio per tutti i percorsi, un'ulteriore opzione, un'ulteriore lingua, no? Lo spagnolo, il tedesco, oppure il francese. Chiaramente, ecco, non è che, diciamo, è questa l'opzione che poi rende il percorso europeo, no? Perché non basta chiaramente aggiungere 6 crediti di una lingua per aprire, come dire, o per cambiare la natura di un percorso. È tuttavia una possibilità in più che poi si, appunto, va considerata nel contesto di un'apertura diversa, di una maggiore considerazione degli aspetti più contemporanei della cultura umanistica, anche, diciamo, in una generale disponibilità a cogliere occasioni legate alla formazione internazionale, quindi la questione del doppio titolo, la questione dell'Erasmus. Quindi, diciamo, è un percorso ancora da sviluppare pienamente che ci porta in una direzione, speriamo diversa, speriamo più attuale degli studi umanistici. Poi nel dettaglio resto a disposizione per spiegazioni, per questioni più tecniche legate ai singoli esami, alle singole opzioni di definizione del piano di studi.
Proprio al riguardo avevo un'altra domanda. Ci sono aule o iniziative, diciamo, a disposizione per gli studenti per poter progettare il piano di studi che possa essere il più compatibile possibile agli interessi, insomma, dello studente? Ci siamo noi prof che veramente siamo lì per questo, per costruire il vostro percorso di studi, ma ci sono anche tutor fra colleghi studenti. Quindi voglio dire, tutto funziona affinché veramente possiate costruirvi il piano di studi che più vi piace. E come diceva Daniela prima, non è detto che il primo piano di studi sia poi quello definitivo, perché è ovvio che potrete poi modificarlo in corso, insomma, durante i 3 anni, se dovessero esserci, ecco, qualche corso sopravvalutato o qualche corso sottovalutato anche, perché accade anche quello. Grazie mille. Posso fare una domanda? Ok, volevo chiedere riguardo il test di autovalutazione, se è possibile, diciamo, farli noi da soli online oppure l'Ateneo che li organizza. Scusate se questa domanda è un po' stupida, però non ne capisco di queste cose, non ne capisco. Pronto? Mi fate rispondere sempre a me su questa cosa antipatica della valutazione. No, vabbè, Giuseppe, mi chi può dici una parola rispondere? definitiva? Beh, dai, sì, tocca a te, Io Giuseppe. sto. Mi tocca. Vabbè, dai, mi tocca, se mi tocca. Allora, i test di valutazione che trovate online sono sicuramente utili per saggiare, diciamo, le vostre conoscenze. Però dovrete sicuramente sottoporvi a ulteriore test di autovalutazione, di valutazione, che vengono anche chiamati test con un nome orribile, che vengono chiamati test OFA, no? OFA, cioè test di accertamento dei cosiddetti obblighi di formazione aggiuntiva, no? Mi pare che significhi questo, no? Sostanzialmente quello che dicevo prima, cioè sono questi test che servono a valutare un po' le vostre conoscenze iniziali e a capire, farvi capire, insomma, quindi servono come autovalutazione, ma servono anche a noi per capire il vostro livello iniziale di conoscenza. E quindi servono a noi per tarare la nostra didattica. E a voi poi per individuare le lacune da colmare, eventuali lacune da colmare. L'esempio classico, no? Chi viene dal liceo, da un istituto tecnico, vuole comunque iscriversi a un corso di laurea in lettere, non ha mai studiato il latino, può attraverso questi test, diciamo, anche attraverso, o senza questi test, può attraverso i nostri corsi di primo sostegno, diciamo, avviare un piccolo percorso di recupero che gli consente poi di seguire senza troppe difficoltà la didattica nei primi anni. Quindi la risposta è: vanno bene i test che trovate online, ne farete sicuramente altri obbligatoriamente nel corso del primo semestre del primo anno di corsi, e poi insomma, troverete anche per coloro che avranno bisogno anche dei corsi di primo sostegno per superare le eventuali lacune. Va bene? E riguardo invece il percorso di studi che fa per noi proprio, non c'è un testo. Sì, c'è un test, ci sarà un test. Negli anni scorsi, cioè compreso l'anno in corso, l'anno accademico in corso, noi abbiamo a lettere utilizzato un colloquio, non un test scritto, mentre i colleghi di beni culturali hanno utilizzato un test scritto. No? A risposta multipla. Dall'anno prossimo abbiamo uniformato, sono processi ancora in via di definizione, ma quello è l'orientamento. Utilizzeremo un test a risposta multipla che verte sul latino, sull'inglese, sull'italiano e per gli studenti e le studentesse dell'indirizzo del percorso classico anche sul greco.
Su questi ambiti disciplinari poi troverete anche la possibilità di frequentare corsi di primo sostegno, corsi di recupero per coloro che per un motivo o per un altro non riescono a raggiungere i livelli di sufficienza in questi test. Però ripeto, si tratta di procedure semplicemente per mettervi nelle condizioni poi di affrontare nel migliore dei modi il percorso di studi. Non si tratta sicuramente di procedure di selezione, no? Che limitano le iscrizioni, no? È un modo per capire, per individuare eventuali lacune e per porvi tempestivamente riparo. Vabbè, rimedio. Posso Giovanni, aggiungere? Sì, scusami Danina, forse sì, proprio anch'io. velocemente, vado velocissimamente a questo. La domanda poi in particolare della studentessa mi sembrava vertesse su l'indirizzo, su come dire, come orientare, è Sì, vero, come organizzare il piano di studio. Siamo sempre a vostra disposizione. Ci sono due modi per capire se avete fatto la scelta giusta, state compiendo la scelta giusta o magari avete pensato inizialmente, nonostante tutte le informazioni, che quella era la scelta giusta e state capendo che avete altri talenti e venendo in contatto con un'infinità di altri insegnamenti che non conoscevate. Oltre ai test appunto di autovalutazione che valutano le competenze, il livello delle competenze, ci siamo noi, ma con cui potrete confrontarvi continuamente durante l'orientamento in itinere, una cosa estremamente importante. È importante che ognuno di voi avrà poi un tutor deputato. E quindi non è che dovrete andare a scegliere di volta in volta, avrete un vostro angelo custode e poi il fatto stesso di mettervi alla prova nei laboratori, già solo nel primo anno, di avere un confronto continuo di, come diceva il professor Spignatelli, di sporcarvi le mani, già questo vi darà molto chiaramente l'idea di cosa sapete fare, se quello che credevate di saper fare lo sapete fare davvero e vi piace davvero. Solo questo volevo aggiungere. Daniela, mi hai rubato le parole alla bocca, quindi ti ringrazio perché forse era proprio questo che mancava. Cioè, un'idea strana e un po' avulsa di un configuratore, no? Un pretesto che ti dice tu sei brava a fare questo o quello. No, no, non può e non deve funzionare così, nel senso che noi supportiamo gli studenti nel loro percorso di scelta conoscendoli, cioè in funzione di quelli che sono i loro talenti e le loro aspirazioni, che a volte molto spesso neanche loro riconoscono in prima battuta, quindi è un processo, è un processo in itinere che noi li seguiamo in questo processo in itinere. E volevo aggiungere anche un'altra cosa rispetto all'ottima spiegazione fatta da Giovanni, ed è solo un'osservazione. Questo tipo di test non deve essere visto come ostativo, ma come supportivo. Cioè, non è come medicina che c'è il test d'ingresso che ti blocca o sei dentro o sei fuori, non è un numero programmato come è da noi a psicologia che o sei dentro o sei fuori la graduatoria. Questi sono test che devono essere supportivi, permettono a noi docenti di conoscere bene qual è la platea e permettono ai singoli studenti di conoscersi e di riconoscere quelli che sono le loro, diciamo, materie dove sono più preparati e quelle dove invece forse è necessario per non trovarsi in difficoltà, è necessario seguire dei corsi di recupero. Insomma, il percorso universitario, permettetemi di rubarvi 30 secondi, il percorso universitario è un percorso molto bello, è un percorso di crescita individuale straordinario, va di là delle competenze. A me piace parlare di conoscenze, cioè l'università fornisce conoscenze ben prima delle singole competenze. Ed è un percorso di crescita straordinario. È la prima volta che i ragazzi in maniera realmente autonoma possono scegliere ciò che gli piace, gli piacerebbe studiare e appassionarsi a quello che pensano siano i loro talenti. E questo percorso allora deve essere un percorso bello, non può essere un percorso a ostacoli. Perché se è un percorso ostacolo inizia a diventare faticoso.
dei test di ingresso che ti permettono di riconoscere quelle che potrebbero essere le tue difficoltà iniziali, in realtà aiutano tutti, noi docenti, ma soprattutto i ragazzi, a far sì che quell'ostacolo che potrebbe essere altissimo scenda sempre di più e diventi un gradino, che sia un gradino facile poi da superare. Insomma, questo volevo aggiungere. Grazie. 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 Mi sa che c'è un'altra domanda, una mano alzata. Prego. No, buonasera. No, la domanda l'avevo già in parte anticipata con la chat. La presenza, fermo restando la cessazione, la fine di questo periodo di Covid, è obbligatoria alle lezioni? C'è la possibilità di reperirle online, di seguire non tutto in presenza, ma anche parte online? Penso in particolare al corso Beni Culturali, percorso storico-artistico. Grazie. Parlo per me, non per mio nipote. Non so se vuole rispondere qualcuno in particolare di beni culturali, perché mi sembra che fosse orientato in modo particolare. Sì. Per quanto riguarda la presenza, io almeno parlo per me, la consiglio sempre perché non essendo un'università telematica, significa interazione e avendo, come già dicevamo, dei metodi di insegnamento, insomma, che si avvalgono delle ultime innovazioni, proprio delle ultime scoperte, delle ultime teorie. Il learning by doing significa che, insomma, lo fai se sei in presenza. Questo non significa che poi non ci possano essere, mi sembra che la professoressa Vitale l'abbia espresso benissimo, delle facilitazioni per gli studenti lavoratori che possono rivolgersi, oppure coloro che non possono frequentare possono concordare dei programmi. Terza possibilità. Infine, per quanto riguarda, sì, si potrebbe valutare l'opportunità di attivare uno o due corsi unicamente online, ma non essendo una telematica, è proprio questo che noi forniamo, soprattutto essendo in una dimensione umana. A me non piace dire in pochi, perché poi alla fine non siamo in pochi, stiamo crescendo esponenzialmente, ma essendo in una dimensione umana, perdersi l'opportunità di lavorare con dei docenti che, insisto, lo dicevamo prima, non sono solo docenti, sono ricercatori, cioè fanno ricerca. E quindi verificano e vi mettono a vostra disposizione, mettono a vostra disposizione i risultati delle loro ricerche. Ma com'è possibile perdersi tutte queste opportunità? Tanto più che c'era qualcuno, poi non ho più visto la domanda, era apparsa la domanda. È possibile poi trovare un lavoro stabile? Ha fatto così tenerezza questa domanda, ma capisco che è un problema, insomma, un problema, è una preoccupazione. La mia risposta è sì. Ripeto, mi è piaciuta moltissimo l'espressione del collega Pignatelli, più vi sporcate le mani, più fate, più imparate a fare, più partecipate, che andate all'estero, più partecipate ai tirocini curriculari interni, esterni, e più capirete cosa sapete fare, cosa non sapete fare, e imparerete a fare. Certo che una volta usciti, dopo un po' di curricula, scusate, di tirocini curriculari e di esperienze, certo che sarà facile trovare qualcuno che vi assuma. Anche perché, e mi ricollego alla domanda sulla possibilità di frequentare online, beh, la vostra presenza in aula serve a voi, ma serve anche a noi. Quindi è un reciproco stimolo a lavorare, ecco, ancora una volta, tutti insieme. Quindi ecco, questi 2 anni di non presenza ci hanno fatto capire che in una situazione emergenziale veramente noi non ci siamo fermati, cioè noi non abbiamo perso un solo giorno di lezione. Noi abbiamo fatto cioè io ho fatto lezione come tanti miei colleghi proprio in pieno inizio. È ovvio che finita questa situazione si ritornerà tutti in presenza, ma non è detto che qualche strumento informatico
non possa essere, ecco, recuperato e riutilizzato o rivisto per, diciamo, aiutare chi non può essere in presenza. Ma sì, è ovvio che il nostro obiettivo per il primario è quello di lavorare tutti insieme in aula. Questo sì, è cosa... il nostro punto di forza, è questo. E orgogliosamente siamo, diciamo, tutti in prima linea per lavorare tutti insieme e non vediamo l'ora di vedervi tutti in aula, aule piene anche, perché no, studenti in piedi, come spesso accade quando c'è qualche aula un po' più piena, ma è bello, ecco, essere in tanti, anche, che ne so, in piedi oppure seduti a terra, perché ecco, il fare comunità, essere parte di una comunità è anche, forse, e soprattutto questo. Sì, sono perfettamente d'accordo con questo. D'altronde io ho lasciato gli studi poco meno di 50 anni fa. Poi ho provato a metà degli anni 80 a frequentare a Via Mezzocannone il corso di matematica, ma da studente lavoratore non ce l'ho fatta. Per cui è un debito che devo colmare, fermo restando che si possa trovare un equilibrio, ma non perché non sia libero. Io dopo 44 anni sono liberissimo, solo che devo conciliare la mia funzione attuale di caregiver di una persona che ha bisogno di me. Ma ciò nonostante voglio ancora riprovarci. Perché magari potessi frequentare tutti i giorni, sarei felicissimo. Vediamo, io alla prima occasione sicuramente prenderò appuntamento con lei o qualche collega, cerchiamo di capire cosa si può fare o cosa non si può fare. Vorrei integrare la risposta dei colleghi con due osservazioni. Io credo che sia persino auspicabile che le opportunità o le potenzialità che comunque l'esperienza della didattica online ci ha fornito non vadano vanificate e in qualche modo recuperate a vantaggio appunto di quanti, pur volendo, si trovino in difficoltà. Io ero molto scettica sulla validità della didattica online e mi sono in buona parte ricreduta proprio per quanto riguarda il livello di insegnamento superiore, quello del corso magistrale. Sicuramente la formazione non si esaurisce nel colloquio, nella lezione frontale, però proprio con gli studenti del livello magistrale ho fatto un'esperienza positiva. Ne ho recuperati tanti che altrimenti si sarebbero limitati a studiare una biografia senza toccare con mano, tra virgolette, i problemi, le prospettive che da una lettura solitaria magari non emergono, come pure i dialoghi, gli incontri di ricevimento possono trovare nello strumento telematico dei momenti di maggiore spazio, di opportunità, di potenziamento. Quindi io credo che sia ormai un percorso che non può essere interrotto, quello di ottimizzare le opportunità che ci danno le nuove tecnologie senza naturalmente dei risvolti riduttivi. Questo non significa ridurre la validità, la ricchezza delle azioni dell'attività didattica, ma non possiamo nemmeno rimanere indietro e autolimitarci o limitare chi da queste opportunità può ricavare un gran beneficio. Certo, sarà difficile coniugare le due esigenze, però dovremo essere attenti ed abili nel trasformi in opportunità valide, perché la validità degli strumenti della formazione rimanga inalterata, anzi migliorata per quanto è possibile. E poi a lei in particolare un augurio di poter realizzare un'aspirazione così bella e dopo tanta e con tanta tenacia, proprio anche a riprove, a merito di tanta vocazione allo studio. Professoressa, io in questi 50 anni naturalmente avrò letto 7.800 libri, fatto 60 mostre di pittura, provato il restauro, ho fatto qualcosina, quindi da tecnico di un'industria alimentare che mi ha portato delle spese, che poi, voglio dire, professore, se lo ritieni sono a disposizione, perché ho fatto sicurezza sul lavoro, ho fatto gestione ambientale, insomma qualcosina l'abbiamo fatto. Però quella fiammella lì sta sempre accesa, quindi lei mi deve aiutare a ravvivarla. Vabbè.
Grazie. Complimenti, perché non è da tutti, è una sede, una vocazione autentica che speriamo si possa coronare anche con il nostro aiuto. Poi, professoressa, qui mi Il fermo perché suo, non devo intanto, perdere tempo a nessuno. Negli ultimi anni sono l'assistente di una persona che è cara, che chiaramente non è autosufficiente. Quindi con la pensione voglio fare l'uno e l'altro, vorrei fare l'uno e l'altro, ecco, vediamo un attimo, altrimenti mi spengo perché ragione. poi fermarsi È solo su giusto, quello è è dura, giusto. le assicuro che è una No, situazione lo capisco bene, certo. difficile. Anzi, Grazie, grazie è un motivo di a tutti. più apprezzato. Sei. Mi sa che ci sono le ultime due domande sull'insegnamento. Vorrebbero maggiori informazioni sul percorso di studio completo in lettere moderne classiche. Non so se avete già risposto, chi vuole rispondere. Stavo leggendo l'ultimo messaggio sulla chat, me lo puoi ripetere per favore la domanda? Allora, qual è di preciso il percorso di studio completo in lettere moderne classiche che abilita l'insegnamento? Ecco, quindi è quella che stavo leggendo in questo momento. Per poter insegnare, come già il presidente Giovanni Morrone ci ha illustrato, è necessario la laurea magistrale, quindi i 3 anni più i 2 anni di laurea magistrale. Poi, a seconda di quello che decidono al governo, come dicevo, di volta in volta vi teniamo sempre aggiornati in un confronto continuo. Poi potete avere, accumulare 24 CFU, potete prepararvi al concorso, potrete, ma quello è, noi vi portiamo fino alla laurea magistrale e vi dicevo, vi accompagniamo fino al concorso o dove dovrete verificare le vostre competenze. Però tutto quello che viene dopo dipende dal governo. Intanto sicuramente la magistrale, questa è già la risposta precisa. Va bene, non so se volete aggiungere qualcosa, se ci sono altre domande da parte dei ragazzi. Ho postato molti link che mi sembrava di volta in volta fossero quelli che mi indicassero, ma tutto quello che vi ho postato è nello specifico qualcosa che trovate nel sito. Andate nel nostro bel sito e navigate. E Per soprattutto, dopo aver navigato nel sito, venite da noi. Diciamo, per simmetria alla Rosa. domanda precedente, chi fosse interessato all'insegnamento della storia dell'arte, il professore Pignatelli l'ha già precisato, ma io lo ribadisco, è indispensabile la magistrale in storia dell'arte o in archeologia. Quindi il discorso è parallelo. La laurea di secondo livello è requisito per l'accesso alle pratiche abilitanti o ai concorsi per l'insegnamento, secondo appunto gli indirizzi dei futuri governi o del presente governo. Va bene. Allora, vi ringrazio, ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato e ringrazio i professori e quindi vi saluto. Buona serata. Buona serata a tutte e tutti, vi Buona aspettiamo a serata. breve. Grazie, grazie a tutti per Grazie l'attenzione. Grazie all'organizzazione, grazie. E a ancora una voi. volta l'ospitalità, arrivederci. Ad alcune domande vado a rispondere adesso, in coda. In chat, Arrivederci. perfetto. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie Roberto, arrivederci. Arrivederci, buona Arrivederci. serata. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Ludovica, arrivederci a tutti. Arrivederci. Buona serata.